Salve ragazzuoli bentornati sul canale. Io sono sempre Criamor, ovviamente, e stiamo nella nostra serie di sopravvivenza, dove stiamo trasformando la nostra bellissima base eh, sotterranea, più o meno, in una base che è un, a metà tra una base nanica e una base molto verdeggiante. Io ho appena avviato Minecraft, quindi adesso c'è il solito laghettino tecnico. Questo è il nostro villaggio subacqueo sommerso nel lago artificiale, da qualche parte ci dovrebbe stare il nostro amichetto affogato e insomma, le solite cose. Allora, che cosa voglio fare in questa puntata? Ho pensato di innanzitutto terminare questi ponti quindi dargli un aspetto da ponte mo studiamo un attimo con calma la situazione ma prima di fare questo voglio illuminare un pochino di più questa zona voglio togliere tutte queste torce che fanno abbastanza cagare non voglio mettere paletti con le lanterne come ho fatto lì nel nel villaggio ma voglio provare ad usare delle bellissime e intramontabili redstone lamp che a me piacciono un casino le voglio mettere praticamente per terra qua dentro e anche incastonarle nelle mura e lì sopra in modo che tutta questa zona inizi a prendere un po' di luce. Poi, man mano che andremo a costruire, aggiungiamo cose. Se quella lanterna, che abbiamo, quella redstone lamp che abbiamo messa a terra ci dà fastidio, la leviamo e chi se ne frega. Ora, per fare questo, ah, altra cosa. Poi devo fare il ponticello che collega da qua a là e poi a lì, in modo che possa attraversare il lago. E un'altra cosa che vorrei fare, voglio mettere dei. come si chiamano quei cosi di, di, di grano, i covoni di grano, i pillaroni, non mi ricordo comunque quei blocchi di grano. Non, non mi viene il termine sotto i canfire in modo che il, il fumo esce dal lago vedi che ogni tanto esce un po di fumetto lo voglio far andare più in alto così Possiamo simulare che abbiamo sto lago sotterraneo di acqua calda perché sotto c'è un vulcano o qualcosa del genere. Allora, iniziamo con ordine. La prima cosa da fare ovviamente è andare a vedere la nostra bellissima farm di ferro che produce ferro a è una roba incredibile sta cosa, ragà. una roba incredibile. È bellissima, se vi siete persi il video andate a recuperare perché è stupida da fare, è proprio scema, però se la fate è una comodità. Cioè, noi ci siamo scordati proprio che vuol dire andamina il ferro. Veramente anche prima perché non lo trovavamo ma questi sono dettagli allora dicevo la prima cosa da fare è fare delle redstone lamp ora tutti noi sappiamo che serve questa roba qua la glowstone dust io purtroppo ne ho pochina perché vediamo se mi ricordo probabilmente non mi ricordo ma in teoria oddio sai che non mi ricordo sul serio come si fa sta roba forse si fa così vediamo eh non ho proprio memoria no sto dicendo una stronzata grandissima allora redstone eccola qua come si fa mi ero proprio scordato allora quindi dobbiamo fare delle così aspettate che sempre il solito problema del mouse, sto risolvendo eh, probabilmente è probabilmente Windows che gli rompe le balle allora ne ho 11, io con 11 non ci faccio assolutamente nulla, ma proprio il vuoto quindi potrei andarmeli a prendere nel nether e eh, quando io nomino nether mi rendo conto che un po' di strizza ci viene a tutti anche a me, c'ho questo piccone col silk touch che dovrebbe essere utile però c'ho anche questo con fortuna che forse mi molti. me li porto tutti e due, vediamo quello che succede allora in teoria col silk touch io la prendo bella pari pari così come la Glowstone, però, con fortuna potrei prendere più Glowstone Dust, no, non lo so. Bisogna vedere. E mi serve anche della Redstone. Vabbè, la Redstone quella è facile da prendere. E qua intanto sponano gatti come se non ci fosse un domani. Questo è proprio qua la macchina. Potresti andare nel villaggio? No, non ci vuole andare. Allora dobbiamo andare nel Nether. Signori, c'è solo un piccolo problema. Io il portale del Nether l'ho sfasciato, l'avevo rifatto. Ne ho rifatto un altro. Sapete che non mi ricordo se ho rifatto un altro portale del Nether e non lo so. Do cazzarola sì perché io avevo il portale del Nether lì. Però l'ho tolto Vabbè che se ne faccio un altro qua nei paraggi In teoria dovrebbe collegarsi sempre a quello Quindi non dovremmo avere grossi problemi Però cazzarola non mi ricordo dove ho messo il portale del nether No l'ho distrutto e basta Ok facciamo un portale del nether Quindi in teoria l'ossidiana ce l'abbiamo Un acciarino dove cazzarola potrei averlo messo Eh mamma mia guarda L'organizzazione Allora dove lo facciamo questo portale del nether a volo? Tanto per averlo Poi poi lo sistemo lo faccio qua su In teoria prima stava lì giù Lo faccio qua su Quindi ben Meno male dovrebbe essere la stessa cosa perché quello si collega a meno che non stai distante, non mi ricordo più quanti blocchi, però in teoria. Allora dovrebbe essere così il portale del Nether, giusto? Lo so. Io ogni tanto mi scordo i pezzi, ragazzi. Voi non ci dovete fare caso perché sappiamo tutti che purtroppo questa è la dura verità. Che io mi scordo le cose, non ci possiamo fare assolutamente nulla. Ok, prendiamoci questo, mettiamo giusto due torce. Era inutile mettere le torce, diciamoci la verità. Allora facciamo così. Lo accendiamo. Perfetto. Io vado a posare questa. L'ossidiana che non mi serve, quella scaletta la dovrò sicuramente modificare. Tanto il mio gattino la saltella felice. Quindi ci facciamo un giretto nel nether. Che io mi ricordo avevo fatto un tunnel, qualcosa del genere, non lo so. È da un sacco di tempo che non ci andiamo nel nether. Quindi, boh, chi lo sa. Allora, facciamo un rapido resoconto. La spada ce l'abbiamo, torce, il cibo ce l'abbiamo, dovremmo avere tutto più o meno. Ok signori, andiamo nel nether, andiamoci a prendere un po' di glowstone dust, se si chiama così non mi ricordo, va bene. Allora, l'altra cosa che dobbiamo fare assolutamente ragazzuoli, dobbiamo ripristinare il libro delle idee, quindi dobbiamo fare un altarino in modo che voi mi scrivete nei commenti le idee che avete, io le scrivo là col vostro nome e piano piano le facciamo. Quella è una cosa che va assolutamente fatta. Ci siamo dedicati al villaggio per un sacco di puntate, però voglio dire, era una cosa che andava fatta. È sempre lo stesso portale, mi pare di... Ok, quelli sono dei mi parrebbe di non lo so allora non è lo stesso portale quello è un altro vabbè però noi stavamo lì ci va bene lo stesso ora io non mi sono portato dei blocchi non dovrebbe porca zozza sono sbattuto da qualche parte e stavo mal... il nether a me ragazzi mi porta male mi porta proprio male il nether allora io devo andare lassù dopo quindi cerchiamo di non morire malissimo devo andare lassù perché il mio portale sta lassù ce lo ricorderemo? metterò una torcia ad indicare che dobbiamo andare lassù ok qua abbiamo fatto questo bellissimo Tunnel che in teoria dovrebbe portarmi direttamente a destinazione, questo è anche il tunnel dove chi si ricorderà io sono morto. Vabbè, in questa serie sono morto in continuazione. Quante volte sarò morto? Non lo so, ma sono curioso. Vediamo. Allora, nelle statistiche, in teoria, nelle statistiche generali, dovrei avere quante volte sono morto. Vediamo se qua mi esce qualcosa. Ho fatto 31.491 salti. Porca zozza, dove sarà scritto? Vediamo un attimo. C'è anche la distanza di caduta, cioè tutte le volte che sono caduto, sono caduto in un per un totale di 5,62 km. Cioè più il tempo che sono caduto è quello che ho camminato. Penso sia quella la, la traduzione. Non ho aperto nessuna Ender Chest e questa è una cosa che dobbiamo fare tantissimo perché è comoda. Oh, l'ho trovata. Numero di morti, 10. sinceramente pensavo molte di più. Sono morto solo 10 volte. Vabbè, non è tantissimo. Voglio dire, poteva essere una cosa molto peggiore. Vabbè, 10 morti ci stanno, dai. Allora cerchiamo un attimo sta corsettina. Potrei prendermi anche del del quarzo, ogni tanto. Oh, io adesso vorrei fare una cosa molto furba. Cioè, arrivare qui, mettere delle torce, perché poi lo so che mi perdo tantissimo. Quindi, ok, un po' di torce per capire dove stiamo. E sparare un attimo di. Eh. No, quelle oro. Spariamo un po' la render distanza a palla. Allora, l'abbiamo messa a 32 e comunque non si vede una pippa, ma è stranissima questa cosa. Cioè, in teoria io dovrei vedere perché non vedo niente? Non funziona questa roba nel nether? È molto bislacco tutto ciò. È vero, potrei pure usare quelli per illuminare i mushroom light qualcosa. Però non è che mi piacciono tantissimo. Io mi rendo conto che qua muoio un po' buio, purtroppo. Io odio giocare al buio perché voi non vedete un cacchio, e la cosa mi dà molto fastidio. Vabbè, proverò a mettere delle, delle torce. Intanto, signori, attenzione, ve lo dimenticato di dirvelo. Siamo nella 1.20.5, quindi non siamo più nello snapshot. Potrei provare a vedere se c'è l'optifine per la 1.20.5 è una cosa che potrei fare potrei, potrei provare proviamo un attimo a vedere perché se è così mh, sarebbe meglio vediamo no signori purtroppo non c'è ancora la 1.20.5 non voglio mettere la 1.20.4 per non sfanculizzarmi tutto quindi ciccia metterò un po' di torce qua e là allora io volevo andare a cercare uh, delle glowstone qualcosa ok io direi che lì su ce ne sono un bel po' quindi mi prendo un po' di questi mi prendo un po' di Netherrack e ci arrampichiamo lassù. Metto un po' di torce, ragazzuoli per farvi vedere qualcosa. Eh, purtroppo il Nether è così. Mentre quando avremo la Optifine, eh, giustamente io mi metto una torcia in mano e voi vedete dove vado. Eh, purtroppo non ce l'ho, che devo fare Allora, non vi nascondo, diciamoci le cose come stanno. Un po' di, stri di strizza, 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 come cazzo si. Sì. Un po' di paura. Ce l'ho perché tutte le volte che sono andato nel nether finora sono morto. Cioè, almeno una volta durante tutto l'episodio nel nether io sono morto. Ora non vorrei morire, ma più che altro perché ho sta roba che non è ancora in netherite. Quindi, se finisco nella lava, cosa probabile, questa roba mi si sfancula e io mi incazzerei potentissimamente. Quindi devo cercare di evitare assolutamente di morire. Ecco appunto, vedi, 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 vedi che il nether è infamissimo, è proprio un posto infame. Proprio brutto. Ok, in teoria con questo un'altra cosa che non ho non ho delle cose d'oro addosso questa è un'altra stronzata che ho appena fatto però eh, confido nel fatto che non ci sia nessuno che mi rompa le balle ci spero la vedo brutta io sta puntata ve lo dico eh. io ve lo dico poi non potete dire eh però non ce l'hai detto io ve lo dico allora qua ok qua c'è un sacco di roba figa proprio tanta roba figa ma tanta roba potenzialmente molto mortale porca zozza io sto ancora con render distance parato che non serve a un cacchio praticamente qua sotto infatti No, lo metto a 16. Gliene frega un cacchio a nessuno. Strano che non funzioni. Vabbè, no, non ce ne frega niente. Allora, cerchiamo di. Non morire malissimo, dobbiamo andare lassù, ragazzi. Va bene, uh, ci provo, ci provo, signori. Vorrei tanto otturare questa fonte di lava che mi sta uccidendo. Allora, il fuoco lo lascerei perché comunque almeno mi illumina un po' di roba. Allora, proviamo, uh, incrociamo le dita, cerchiamo di non morire male. Quanto la vedo brutta sta cosa, eh? Quanto la vedo brutta sta cosa, signori. Voi direte, ma è l'armatura di ferro, ti potevi fare quella di diamante. Eh sì, me la potevo fare, però non me la so fatta, capite? Che uno dice, eh, perché tu sei sicuro di te. No, no, perché sono proprio rincoglionito, è per quello che non me la so fatta. Però è anche vero che se muoio, poi perdo pure l'armatura di, di diamante. Non è proprio il caso. Da dove cazzo arriva questa cosa di lava? Da, da proprio da altissimo, altissima arriva questa cosa. Come la, blo la blocco qua? Ce la dovrei poter fare, signori. Attenzione. Ho fatto una stronzata. Ok, non è un problema. Non è un problema. Vedi, vedi che io ci muoio veloce, veloce proprio nel nether. Ok, aspettiamo che passi questo effetto. Ah, mi sta mi, ma veramente mi sto terrorizzando, io il nether, perché poi nel nether uh, il fuoco dura pure di più Ok, in teoria, niente, in teoria un cacchio, De devo bloccare sta cosa Io lo so che voi state ridendo di gusto adesso perché io mi sto perdendo a fare una scemenza E avete anche ragione, vorrei provare a saltare qua Posso saltare qua su senza morirci, grazie Ok, in teoria l'ho bloccata? Bloccata Ok, ci siamo tolti la lava là sotto. Va bene. Andiamoci a prendere sta roba, se ci riusciamo, signori. Ok, tra un po' tutta questa lava scomparirà io mi prenderò tutta quella roba. Eccoci qua. In teoria, un pillarone qua e dovrebbe essere tutto a posto. Eh, signori, è, è drammatica la situazione, io volevo, volevo dire. Ok, facciamo la prima prova. Ora, se io sfascio questo con il piccone con fortuna... Quanta me ne arriva? 4 se sfascio pure quest'altra. 7. Mm. Non è detto che mi dia per forza uh, più 11 è un po' a casaccio. Vabbè, facciamo con questo, dai che almeno è più veloce. Allora, sfasciamo tutto. Tanto quella casca giù non ce ne frega niente a noi e poi la andiamo a raccogliere sotto la lava è finita sì, non c'è più. Va bene, quindi possiamo rompere tranquillamente. Ok, signori, prendo un po' di queste cose. Sempre con molta calma, ci spostiamo lentamente, cercando di non morire malissimo. Io ci provo, eh. Allora, non so se voi sentite, ma io qua sento dei rumori orribili. Ok, andiamo a vedere quanta roba abbiamo preso in tutto ciò. Mettiamo una torcia, raccogliamo tutto. È andata pure. È andata un po' da tutte le parti, sta roba, giustamente. Pure qua su ce ne sta. Ce n'è altra? No, in teoria l'ho raccolta tutta. Quante ne abbiamo? Oh, vedi, già si ragiona. Ne abbiamo un bel po'. Ora trasformiamoli in, uh, in quello che ci serve. Allora, ne sono 52. Potrebbero bastarmi? No. Cioè, sì, ma anche no. Quindi dovrei prendermi quelli più su. Ma quelli più su sono veramente tanto a rischio. E io non li andrò a prendere. Quindi ritorniamo un attimino su. Io vengo da qua. Spero. Non mi ricordo più da dove cazzo la vengo. C Ho sto piccone assassino che è un casino. Ok, questo è uno incazzoso se mi vede senza senza oro addosso, vero? Sì. Vabbè. Io vado vicino a questi altri che in teoria gli dovrebbero far paura. Vero che voi ci avete paura? Sì, perfetto. Ok. Andiamo a cercare altri blocchi di Glowstone, signori. Se mi riesce. Eh, questa è una brutta zona. Questa è una gran brutta zona. Però lassù, forse. Vediamo se riusciamo ad andare lassù. Eh, vedi che vedo qualcosa? Ok, qua ce ne sono un pochino. Mi piace. Si vede un cacchio, raga, Vedo un cacchio manco io, eh. Allora prendiamoci questi sicuramente, che sono a portata di mano. Quindi, un bel pillarone. Eccoci qua, ci prendiamo pure questi. Ok. Oh, non vorrei mai che mi spuntasse la lava da qua sopra, ma non penso, dai, perché dovrebbe spuntarmi la lava. A certe volte me le chiamo io proprio le sfighe. Ok, ne abbiamo preso un altro po', vediamo quanto stiamo. 9, non sono tantissimi, eh. Proviamo a salire qua su che ho visto un'altra un bel po' di sti cosi. Vediamo se ci riusciamo a salire, se vede un cacchio. Ok, qua ce ne sono. Eh, questo, questo si è incazzato. Eh, lo sapevo. Amico, proteggimi un attimo, per favore. Quello si è incazzato tantissimo. Mi servirebbe qualcosa d'oro. Che non ho. È un, è un casino. Mi sono scordato di portarmela quella roba. Porco lo schifo. Oh, ma male che vado, lo ammazzo. Che cosa vuoi che possa succedermi se provo ad ammazzare uno di quelli? È solo quello, ce cioè, n'era uno solo, giusto? Sei solo, amico? Ciao, è fortissimo. Non è vero, non è fortissimo, sono io sono una pippa. Ok, è morto. Non c'è nessun altro che mi sta venendo ad attaccare. No. Eh, che ansia, che ansia. Ok andiamoci a prendere pure questi E questi pure ce li siamo presi E va bene Ce ne sono degli altri Qua ce ne sono un bel po' Porca zozza è un casino sto posto però eh Bisogna stare molto attenti ragazzi E soprattutto non ci dobbiamo perdere Cosa che io hm, forse già sto un po' facendo eh Perché già mi sto scordando dove arrivo Cerchiamo di salire qua su Con calma C'è nessuno? C'è qualcuno che mi vuole male? Qua si muore tantissimo Eh questi sono scomodi da prendere Perché cascano troppo giù Ah e comunque mi son perso cioè, tipico, non mi ricordo più da dove sono salito. Ma dai, che cazzo. Da qua sicuramente no. Là c'è questo e quindi sicuramente no. Allora forse vengo da qua. Non me lo ricordo più, signori. Mi sono appena perso. Ma come cazzo faccio a perdermi in due secondi? È una roba è incredibile. Qua c'è una pozza di lava mortale. Allora, mi ricordo che ho piazzato delle torce a terra. Quindi se vedo delle torce a terra, quello è il posto da dove provengo. Cerchiamo delle torce a terra, signori. In teoria le dovrei vedere da qua. Qua non ci sono torce Da dove cazzo non la sono arrivato io? Che non mi trovo mai Non ho una visione pulita Oh raga è incredibile Cioè quelli sono quattro i lati da dove potevo salire Ok c'è anche un ghast Che non è una cosa bellissima in questo momento Ok ghast mi ha visto Non è una bella cosa Potresti morirci due secondi amico? No lui non ci vuole morire perché è bastardo Morto ok perfetto abbiamo pure fatto un achievement mi fa piacere veramente non me ne fregava un cacchio vorrei tornare al mio portale mi, mi vanno bene questi ce li facciamo andare bene mi sono perso tantissimo lo sapevo come cazzo non l'ho fatto a perdermi due secondi cioè due metri ho fatto eh raga abbiamo un problema ho fatto altri achievement perché sto cambiando su sta roba che non è che me ne fregava poi tanto c'è uno scheletro che mi ha appena visto. Eh, signori, è un dato di fatto. Io e il Nether non andiamo d'accordo. Purtroppo. Ok, non ci credo. Ho trovato un posto. Quella è una torcia. Quella ce l'ho messa io per forza. Sì, ho, ho ritrovato il. me ne torno a casa, ragazzi. Penso che sia la scelta più saggia che io posso fare in questo momento. Qua sotto c'è una torcia. Eh, se non ci muoio male, l'ho messa io sicuramente. Quindi, da qualche parte, eh, si torna a casa. Ok. Aspetta, aspetta, aspetta. Che forse ho proprio trovato. Sì. Sì, 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 sì. Perfetto, signori. Ho trovato il posto per ritornare al portale. Va bene così. Torniamo al portale. Non fa niente. Non ce ne abbiamo tantissimi. Ma ce li facciamo bastare. Eccoci qua. Questo è il vecchio portale. Io devo salire su. Perché devo andare al nuovo portale. Oddio. In teoria questo comunque si dovrebbe collegare a quell'altro. Ma non vorrei che mi spunta in mezzo al villaggio. Proviamoci. Che cosa potrebbe mai succedere? A parte che mi fa il portale qua fuori. Dove cazzaro la sto? Va bene, signori, succedono cose molto bislacche. Mi ha fatto un portale qua. Non, non è un problema, non è un problema. Poi lo togliamo. Poi sceglieremo un posto dove fare un portale. Magari lontano da questi che fanno schifo. Volevo prendermi anche un po' di pesce. Perché volevo addomesticare un gatto. Non so se col salmone. Questi sono salmoni. Penso di sì. Ah, sì, devo respirare, giusto. Quei dettagli tecnici che uno poi si scorda. La respirazione è importante. Ok, abbiamo preso un po' di pesci. Torniamocene a casa, dormiamo e basta. Eccoci qua, che bello, mamma mia che impresa! Cioè, per prendere due blocchettini di roba luminosa, che palle. Ed ecco il gatto, vediamo se funziona subito. Allora, in teoria, devi andarci piano piano. Devi cogliere impreparato. Bastardo, vieni qua, vieni qua. Vieni qua, non scappare. Fatto, eh? Mamma mia. Poi uno dice: Vedi, vedi come si fa. Vieni con me, gatto. Devi rimanere qua nella base, tranquillo. Vieni, mo lo portiamo vicino al letto. Vieni qua. E vieni. Ah, proprio sul letto. Va bene, mettiti sul letto. Dormiamo con il gatto. Va benissimo. È pure stile macchia. Quindi stiamo a posto. Allora, va bene, mettiamo a posto queste cose. Mi serviranno per addomesticare altri. Stavo dicendo altri pesci, altri gatti. Allora, abbiamo un po' di. di sta roba. Quindi io direi che potremmo essere quasi a posto. Ora quello che ci manca però è la redstone. La redstone ce la possiamo andare a prendere molto uh, tranquillamente, eh, facendo un giro veloce in miniera. Prendo un altro po' di torce. Che dovrei aver messo. e eh, chi cazzo allora, lo sa, da qualche parte. Da qualche parte, ma non ce le ho. Vabbè, non è un problema, cioè, ce ne facciamo basta queste. Anzi, me ne posso prendere qualcuna da qua? No, tanto qua ce ne sono milioni. Eh, qui ho decisamente esagerato con le torce. Ok signori, andiamo a cercare un po' di redstone. La redstone, qual è l'altezza della redstone? Non mi ricordo mai. Però sono molto fiducioso di riuscirla a trovare qui, dove c'è la nostra farm uh, farm, amore, la nostra miniera di ferro. Aspettate che controllo. Allora, secondo i miei appunti, che poi dovrò riscrivere nel libro, la redstone dovrebbe essere uh, l'altezza migliore, sarebbe quella dei diamanti. Quindi noi prendiamo per buona questa informazione e andiamo all'altezza dei diamanti. Per andare a quell'altezza lì dobbiamo andare nella nostra farm di scheletri e poi c'è un'altra discesa che ci porta alla miniera dove abbiamo preso i diamanti. Va bene, va bene, ci sta. Ok, qua noi abbiamo trovato i diamanti. Quindi, io a sto punto perché siamo a meno 58, giusto? Meno 58, perfetto Allora a questo punto io inizierei a fare una scavatina qua, veloce Vediamo cosa troviamo Sì, ho poche torce, me ne rendo conto Ma spero di trovare della redstone in breve tempo Allora, fino ad ora ho trovato un cacchio Ma proprio, cioè, un cacchio vuol dire niente, zero Quindi cambierò tunnel Ho oh, un po' di redstone, vedi che ogni tanto spunta? Vabbè, vediamo quanto ne troviamo Uno schifo uno schifo proprio. Secondo me l'ho già detto. Ma penso che queste coordinate che ho preso sono finte. Cioè sono sbagliato. È l'unica spiegazione. Io non trovo un cazzo. Non è vero della redstone. Eh, ma è pochissima però. Allora, ragazzi, vi chiedo una cortesia. Se qualcuno di voi conosce le altezze giuste dei nuovi materiali, cioè dei materiali della nuova versione di Minecraft, se me le scrivete mi fate un favore. Perché io qua mi sto rincoglionendo a cercare sta roba. E soprattutto poi mi perdo anche, capite? Quello è il problema. Redstone. Oh, l'avevo abbandonata qui. Ma dai, allora forse ne posso trovare dell'altra andando qua in questo tunnel già scavato. Potrebbe essere. Eh, vedi. C'era un pochino da qualche parte Quante ne abbiamo presa? 51, 51 è poco Ho preso un sacco di gravel che non mi serve un cacchio oh, Ogni tanto spunta un blocchettino di redstone Ma però ne sono pochi raga Oddio aspetta, ne succede degli altri Comunque me ne aspettavo di più io Perché non li sto raccogliendo? Perché ho questa cazzo di gravel Che rompe le balle Secondo me l'altezza è sbagliata Per forza, se no non si spiega Cioè sto trovando il ferro Ma cosa cazzo la me ne faccio io del ferro? Ok, un po' di redstone L'abbiamo trovato. Dove sta la mia torcia? Lapislazzoli. Vabbè. Niente, niente che ci serve. Oddio, ce li prendiamo perché insomma. Schifo non ci fanno. Però oh, ho trovato della lava, signori. Attenzione. Non volevo trovarla, però ho trovato della lava purtroppo. Allora, credo di aver trovato una grotta. o Qualcosa che ci assomigli. Il problema è che io non ho più torce. Posso farmi una facciata veloce? Eh? C'è solo della lava. Basta. Lava. No, niente di che. Vabbè, ragazzi, ci faremo bastare questo che abbiamo trovato. Non posso fare nulla di diverso. Vabbè, torniamo indietro. Ok, intanto ho trovato altra redstone. Sto gironzolando un po', raga. Tanto per ottimizzare i tempi. Tufo, non mi interessa. Il basalto lo possiamo pure buttare. Io prenderei anche questa qui. Sono inseguito da una strega, non si vede niente. Lo so, ma sono inseguito da una strega. Tantissimo sono inseguito da una strega. E eh là là, la bastarda. È pericolosissimo, Pericolosissimo questa cosa. Molto pericolosissima. Vediamo se riesco a. Ok l'ho seccata Incredibilmente non mi ha fatto niente E qua c'ho dell'altra redstone Voi direte ma dove sei finito? Io non ne ho proprio idea Ve lo giuro Cioè sto sotto la mia base sicuramente Ma non ho proprio idea di dove cazzarola sono Ora seguirò l'acqua Che solitamente l'acqua ci porta sempre in posti decenti Porca zozza Prendo un po' di redstone Guarda che sto creando Ho capito dove sono Dai questo è il mio villaggio sommerso Quindi sto dietro il villaggio Ora devo solamente trovare modo per tornare in un posto decente In teoria qua ci sono dei gradini Che ho fatto io Non è vero ok ok signori e eh, ci siamo ci siamo siamo tornati ok meno male abbiamo fatto sto giro infinito per prendere un po di redstone però alla fine siamo tornati allora andiamo a fare le nostre redstone lamp ok perfetto così quindi redstone lamp eccole qui allora ne abbiamo fatte 59 queste mi servono per fare delle redstone torch e va bene. Allora, iniziamo a piazzarle qua, sicuramente. Questo cattino ha già rotto le balle, non so se si era capito. Quindi leviamo tutte queste torce, che non le voglio più assolutamente. Ecco qua, faccio una cosa del genere, che secondo me è molto più carina e dovrebbe illuminare anche abbastanza bene. Ragazzi, nel mentre che registravo è successo questo. Siamo nella 1.20.6, la release candidate numero 1. Che cosa è successo? Non lo so perché non sono ancora uscite le specifiche. Comunque, a parte questo, intanto là c'è una riunione di Enderman. Iniziamo a fare il ponte. Allora prendiamo un po' di blocchi, quelli che ci serviranno, e facciamo un po' di esperimenti, come è giusto che sia. Quindi, io mi prenderei sicuramente degli stone brick, dei gradini anche ci stanno. Prendiamo pure questi qua, prendiamo tutto. Allora, ci abbiamo blocchi da costruzione per salire e per scendere? No, non è un grosso problema. Allora, vediamo di dargli una forma decente. Quindi, inizierei con questi. Tanto per fare una prova, allora, volendolo far partire da qua, come potrebbe venire? Vediamo, facciamo un po' di esperimenti. Anche perché non è che possiamo fare chissà che cosa. Così, non è che mi piaccia tantissimo. Intanto, questo sta a fare un casino esagerato. Qua, però, una torcia è meglio mettercela. Mi sono scordato di mettere un blocco da queste parti. Vabbè, poi ce lo metteremo. Allora, così, non è che mi piaccia tantissimo. Quindi leviamo un attimo qua. Possiamo provare con degli slab. Allora, se facessi una roba del genere, no? Per, per capire. Ecco, più o meno così. vediamo come viene da lontano. Avrebbe un senso, secondo voi? Boh, non è che faccia proprio una grande curva. Però, quello giustamente per fare una curva bella curvosa dovrei avere più spazio. Io sto ponticello l'ho fatto basso. Quindi, secondo me, non va bene. Però chiaramente c'è solamente un modo per vedere se stiamo facendo bene ed è quello di completare. Come dico, sempre, su Minecraft devi iniziare a fare le cose e poi piano piano capisci se stai a fare una cosa decente o una stronzata. La maggior parte delle volte stai facendo una stronzata, ma solitamente poi si aggiusta. Ok, dovrebbe essere più o meno così, facciamo così: là sicuramente ci va uno slab lì per terra. Mettiamoci lo slab e qua ci mettiamo questi due così. Allora, contiamo un po' quello che è. Contiamo quello che è successo, non si può sentire. Vediamo cosa abbiamo fatto. Questo lo togliamo. Quindi ne abbiamo messi partendo da su 1, 2, 3 e 4. E poi partiamo, ok? Quindi in teoria dovrebbe essere abbastanza semplice la cosa. Speriamo di non guardare in faccia quel tipo. Dovrebbe essere una roba di questo tipo. Intanto io mi devo arrampicare un attimino qua sopra. Ok, facciamo così. Perfetto, 1 abbiamo detto 4. Eh un attimino, ragazzi, qua c'è un problema. C'ho stander che rompe le balle, io quasi quasi me lo toglierei dalle palle. Ora bisogna vedere dove mi, dove mi compare sto bastardo. Da oh, qualche parte comparirà. Eccolo, eccolo, Eh amico mio, e eh, tu, hai rotto veramente tre quarti. Mo' ammazziamo pure questo perché, giustamente, dai, ti sei incazzato. Io me ne rendo conto. Hai ragione che sei permaloso. Però io sto a fare cose, eh. Noi potete star qua. Perfetto. Ok, quindi sperando di non sbagliarci. Io dovrei aver fatto una roba di questo tipo. Siamo degli altri slab che non ho. Benissimo. Devo farmi dei slab. Allora vediamo se l'ho fatto giusto. Sto coso. Ok, dovrebbe essere giusto. Potremmo fare una roba del genere per il ponte? In teoria sì. Quindi praticamente cerchiamo di trovare la quadra per farlo pure dall'altra parte senza ucciderci. Quindi iniziamo da qua e poi scendiamo da uno. Questo è uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. 8. Quindi in teoria, qua se io faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dovrebbe essere più o meno così. Ok, facciamo la stessa cosa pure da quell'altro lato, così per vedere. Quindi iniziamo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quindi a 8 ci va questo. Poi quello dopo ci mettiamo, eh lo so, è un modo di costruire bislacco. Quello che sto facendo, avete perfettamente ragione. Però mi serve il punto di partenza, che è questo qua per forza. La stessa cosa la dobbiamo fare di qua. Quindi 1 2 3 4 5 6 7 e 8, qua ci va uno così e qua ci va uno così e poi a scendere. Ora io scenderò qua giù e finirò sta roba, se me lo fanno finì. Quindi dovrebbe essere così, così. Qua ci va questo. Ok, qua ce ne vanno due. Qua ce ne vanno due più un altro così. E poi qua ce ne dovrebbero andare tre. Se non mi sbaglio, dovrebbe funzionare più o meno così. Controlliamo dalla distanza, signori. Magari andiamo pure a dormire, che qua sta piove come un assassino. Allora, sembra giusto la stessa cosa. Dobbiamo fare da quell'altro lato. Andiamo. Ok, quindi qua ce ne va uno così. Non è vero, mai ho sbagliato. Qua ce ne va uno così. Qua uno da due. Qua da due così. Qua sotto ce ne andrà un altro. Qui ce ne mettiamo due, qua ce ne mettiamo un altro e qua ce ne mettiamo tre. In teoria dovrebbe avere un senso. Vediamo se è tutto simmetrico. Mi sembrerebbe di sì. Ok, non sono i ponti più belli del mondo. È vero, però diciamo che per il momento potrebbe anche andare. Allora, facciamo la stessa cosa pure dall'altro lato, e poi pensiamo come fare il sopra di sti ponticelli che collegano e poi andiamo avanti. Quindi, questo qua. Lo finiamo chiaramente così. C'è un bel ponte largo 3, siamo tutti quanti contenti. Facciamoci degli altri stone brick nel mentre che li avevo finiti. Ok, qua facciamo la stessa cosa. Così potremmo essere molto più comodi. Perfetto, qua chiudiamo così, qua chiudiamo così e da questo lato l'abbiamo fatto. Ok, ci sta, ci sta. Facciamo la stessa cosa pure da quest'altro lato. Quindi 1, 2 e così, perfetto. Ok, là è un po' avvenuto uno schifo, aggiustiamo pure da quell'altro lato. E 1 e 2 Ok, in teoria dovremmo aver finito da questo lato del ponte Vediamo da quest'altra angolazione Sì, non è niente di elaborato Ma non c'avevo lo spazio per fare cose più elaborate Però ci sta, dovrebbe essere giusto 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Giusto Facciamo la stessa cosa pure di là Eccoci qua Leviamo sto coso Quindi va bene così Qua ce ne stanno uno e due quindi uno e due. Qua ce ne sta solamente uno. E questo stessa cosa pure di qua. E qua ce n'è solamente uno. Così. E poi là dovremmo metterne solamente un piccolo slab. Ok, dovrebbe essere più o meno così. Ma qua dobbiamo togliere tutti questi slab, cambiarli con dei blocchi. Ok, e la stessa cosa pure da quest'altro lato. Va bene. ecco qua. Riempiamo pure questi. E dovremmo essere più o meno a posto. Ok, ma dobbiamo un attimo illuminare questi ponti e poi fare pure una specie di passamano. Perché giustamente così fanno un po' schifo. Allora, per illuminare quei ponti io intanto userei sicuramente le lanterne. Quindi ci prendiamo un po' sicuramente un po' di uh, chain, un po' di catene e andiamo a vedere dove ho messo le lanterne. Le tenevo una volta le lanterne da qualche parte. Eh? Valla a capito, stanno... Mo. Ho solo queste qua che sono 23, ma in teoria dovrebbero bastarmi 23. Allora, intanto sicuramente... Chissà se questi sono pari o so dispari e chi lo sa. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, forse sono 12, non si capisce da qua. E infatti sono 12, giustamente. A noi non ci piacciono le cose pari eppure mesce sempre tutto pari. Che vuoi fare? Non è che ci puoi fare nulla. Quindi, qua a questo punto, visto che non sono pari, visto che non so dispari, eh, purtroppo potremmo fare una roba del genere. Ok, vediamo come viene sta cosa che abbiamo appena fatto. Allora, diciamoci la verità: così fa un po' cagare. Metterei anche lì delle catene, però non così tante. Sì, le sposterei quelle catene. Tanto qua abbiamo gatti che spuntano da tutte le parti. Allora, io sfascerei questa catena perché ne metterei una qua. E una, sinceramente, la metterei qua. Quindi farei così. Porca zozza, pure ci rimango con questo tipo. Eh, lo so, però è carino, capite? Non mi va di ammazzarlo perché ormai è diventato caratteristico questo personaggio. Ecco, una qua. Un'acqua, ok. Secondo me così va bene, sfasciamo sta roba. Ok, vediamo così come è venuto. Non è male, non è male il sotto dei ponti. Dai, ci potrebbe stare. Là ce ne ho messa solo uno perché il ponte è più piccolo. Qua ce ne ho messe due. Ci sta. Ma dobbiamo fare il sopra dei ponti. E questo potrebbe essere un po' rognoso Perché mm, non so come farlo, sinceramente. Cioè, potrei usare classicamente dei wall molto semplicemente. Però volevo pure vedere le catene, no? Perché le catene sono carine. Se io metto delle catene qua, secondo voi come viene l'effetto? Un po' uno schifo? Non lo so. Devo vedere. Ci metto due file di catene? Potrei provare, proviamo, tanto che ce frega. Ok, certo, mettendo le catene così non posso mettere illuminazioni, però intanto vediamo come viene. Allora, non è brutto, non è nemmeno bellissimo, devo dire la verità, non è brutto, però mh, non è che mi convinca tantissimo sta cosa. Proviamo a fare qualche altra cosa. Bisogna fare un po' di esperimenti, ragazzi. Allora, intanto le catene si collegano a The Wall, secondo voi? Secondo me no, infatti non gliene frega un cacchio. Va bene, a questi si collegano. Il che non è un male. Ecco, potrei fare una cosa del genere, qua fare che ne so, 1 2 3 3 catene, 3 catene, qua un altro blocco, Alzi, 3 catene, qua un altro blocco. Forse avrei dovuto iniziare a contare dall'altra parte. Facciamo la stessa cosa pure qua. 1, 2, 3, qua un blocco. 1, 2, 3, qua un blocco. E forse potrebbe venire una cosa decente. Vediamo se è vero o se mi sto sognando l'impossibile. Ok, andiamo a vedere com'è. Ponte viene stretto, è vero, però. Insomma, vediamo. Allora, già un pochino meglio di prima, sicuramente. Però è ancora un po' anonima come cosa. Proviamo la versione solo muretti e, e lanterne. Vediamo che succede. Vediamo, allora, quella è la versione con i muretti. E questa è la versione con le catene qual è più carina? Allora, quelle con le catene sicuramente è più particolare. Però peccato che non si collegano ai muretti, ste bastarde. Allora, no, le catene le aboliamo perché ci saranno dei ponti pure in diagonale e quindi le catene in diagonale non le potrò mettere. E quindi per forza le dobbiamo abolire. Però quei muretti così non è che mi piacciono tantissimo. Ok, vediamo come viene adesso. Mm, un pochino meglio. Sì, magari la posizione delle lanterne è un po' da rivedere, però diciamo che ci potrebbe stare. Ora mi serviranno sicuramente degli altri muretti che ce li facciamo subito, penso che mi bastino così li chiudiamo, sti ponti, e poi iniziamo a fare altre cose molto interessanti. Allora diciamo che per il momento ci può stare, ora poi abbellirò e farò altre cose, devo fare il posto per l'altare dove mettere appunto il libro delle idee che per il momento è un po' vuoto. Quindi, dove lo possiamo fare questo coso? Vediamo un attimino di trovare un'ispirazione guardando dall'alto. Intanto, guardate che ho trovato qua su. Che cosa mi vendi tu di bello? Un pufferfish, anche no. La ca cacia, io la cacia non ce l'ho. Aspetta, che mi pare proprio di ricordare che non ho aia i, i sapling di acacia. Vediamo se è vero. Ok, questi ce li ho. No, infatti non ce li ho quelli di acacia. Prendiamoci un po' di smeraldi. Almeno uno per averlo, capito? Eh, tanto gli smeraldi me, lo dan me li danno i village. Che me frega a me. Dove sta il tipo? Eccolo qua, amico. C'ho uno scambio molto vantaggioso per te. Poco vantaggioso per me. Allora, voglio questi. Ok, me ne prendo tre. Me ne sono comprati tre. Eh, ma questo qua sale di livello? No, boh, non lo so, non mi ricordo. Comunque, ci siamo presi anche gli alberelli di acacia, che schifo non ci fanno. E li andiamo a mettere qua dentro, qua sto carico di monnezze in un modo incredibile. Questo però mi dà pure i coralli. Ma Io me lo prendo un corallo, che me frega. Piazziamolo un attimo in acqua, sto corallo, tanto per, per vedere che effetto fa. Toh, lo metto qua. Dovrebbe fare una cosa carina. Ok, non si vede un cacchio, però ce l'abbiamo. Va bene. Attenzione, signori, vedo un, Aero, un Iron Golem che sta menando qualcuno. Che cacchio sta menando? Sa me era sponato qua dentro. Perché il mio Iron Golem sta menando qualcuno? Ah, mi sponano gli slime. Eh, va bene, non è un problema. Gli slime in teoria non attaccano i villager. In teoria. Andiamo a vedere dal vivo un attimino la situazione, che, è che mi piace molto questa cosa. Allora, intanto, questo mi ha fatto un sacco di slime ball. E noi siamo contenti. Ma in teoria, che io sappia, lo slime non attacca il villager. Giusto? Non è che mi ammazzano i villager gli slime? Oddio, spero di no. Ok, il mio amico Mending è sempre qua. Va bene. Allora, credo proprio che il libro delle idee lo incastonerò qua dentro. Quindi questa parete la faccio tutta in stone brick. E poi qua ci metto il libro delle idee. Secondo me potrebbe essere un'idea. Giustamente il libro delle idee potrebbe essere un'idea, hai ragione. Allora, inizio a rompere questo, lo faccio in modo abbastanza randomico e poi vediamo come viene. Ok ragazzi, ho fatto pure quest'angolino. angolino, qua ci abbiamo messo il libro delle idee, dove voi mi date le idee, io le scrivo, molto vuoto per il momento, poi ho messo tutta sta parete, l'ho fatta con i stone brick, mescolati alla montagna che secondo me ci sta e la stessa cosa ho fatto pure qua. Ora il tocco di classe, qua devo aggiustare ancora sarà mettere questi, perché questi sono quelli che fanno la differenza quindi mo li prendiamo e iniziamo a inserirli poi dovrò mettere pure quelli lì fatti con il mossi però al momento non ce li ho quindi sistemo un attimino e vediamo come viene allora ho inserito un po' di sti cracked Stone Brick qui che secondo me ci stanno tantissimo poi appena faccio pure quelli col mossi vengono ancora meglio e poi una cosa, ovviamente anche le torri saranno fatte così, ma non le faccio adesso. Una cosa che devo assolutamente fare oggi è abbozzare una mezza idea che mi è venuta. E vi faccio vedere di che cosa si tratta. però per fare questo mi servono delle scale. E poi devo anche fare la mia stanza lassù, che l'ho iniziata mille puntate fa e poi l'ho rimasta. Ma sono scordata. E vabbè. Ciccia. Ce l'ho delle torce, del carbone, qualcosa. Ok, le torce ce l'ho, le scalette ce l'ho. Andiamo a vedere che cosa dobbiamo fare. È a sorpresa questa cosa, ragazzi. Molto a sorpresa. Allora, io voglio mettere delle scale più o meno qua che salgono. Fatemi controllare l'altezza. Eh, boh, non lo so. Vabbè, a tentativi dobbiamo andare. Mettiamo delle scale qui. Magari mettiamo pure qualche torcia ogni tanto, giusto per vederci qualcosa. E facciamo un buco qui. Cosa si vede da questa parte? Non ne ho idea. Ok. Quanto siamo alti? Fatemi controllare. Ma io direi alto tre uff, uff, due sì altre due ci stanno ok andiamo qua anzi no ritorniamo un attimo qua che mi servono questi ok richiudiamo qui in questo modo mettiamo una torcia qua e qua facciamo una piattaforma giustamente eccoci qua ora qui rompiamo quest'angolo esattamente così e io voglio scavare là dentro una stanza quindi devo creare un muro un um, non un muro un come cacchio si chiama, un ponte che mi colleghi fino là. Allora, il ponte sarà fatto così: quindi uno, due, uno qua dovrebbe essere più o meno così. L'andazzo, uno di qua, poi se ne mettono. Due così, due così, uno centrale Altri due così, due così e di nuovo uno centrale E in teoria sto facendo un ponticello abbastanza dritto Che mi va a collegare a questa parete della montagna Giustamente abbiamo un sacco di pareti Le sfruttiamo, no? Quindi dovrebbe essere così Altri due qua, un altro qua Un altro due qua se ce la faccio Uno qua, uno qua e uno qua Ok, più o meno dovrebbe essere così la situazione, vediamo se è vero. Ce l'ho dei muretti? Pochi. Ah, no, non è vero! oddio insomma, non lo so se mi bastano. Vabbè, proviamo. Allora, i muretti dovrebbero fare una roba di questo tipo. Più o meno, poi ovviamente è tutto da fissare. Questi sono esperimenti, prove. Ecco, dovrebbe essere più o meno così. Io qua un altro ce lo metterei. Eppure, qua un altro ce lo metterei. Lanterne ne ho perfetto, quindi una lanterna. Non qua per terra, non c'entra assolutamente un cacchio. Una qua. Un'altra qua, sti muletti, però così una che mi piacciono tantissimo. Eh. E un'altra qua. Da quest'altro lato non gliela faccio a farlo. Però possiamo vedere qua dentro che cosa viene fuori. Allora, qui voglio fare una stanza. Non so ancora per farci cosa, ma intanto scavo. Vediamo che troviamo. Perfetto, illuminiamo la zona e vediamo come è venuta sta cosa. Da finire, ovviamente, questa è solo una bozza di. Tanto ciò. Cos'è qua la lanterna? L'ho scambiata per il villager, il mercante errante. Vediamo come viene dalla distanza. Allora signori, non è male come cosa, assolutamente. Sicuramente è da sistemare, sicuramente poi da sotto ci facciamo una specie di archetto come abbiamo fatto qua. E là ci faremo una stanza magari con delle vetrate che si affacciano. Non so ancora minimamente che cosa farci. Però la mia idea è proprio quella di fare, come abbiamo detto all'inizio, tutti i ponti che collegano... A varie altezze, le varie cose, tipo qua abbiamo questa torre, questa, che finisce qua. Io quasi quasi la porterei fino lì su in modo che fa la gemella di questa. Poi possiamo collegare questa a questa in un altro modo, non so ancora come. Fare altre torri sparse per il mondo. Secondo me ci potrebbe stare come idea. Comunque, ragazzuoli, direi per questo video ci fermiamo qua. Spero che il video vi sia piaciuto. Ovviamente, io vi auguro una buona serata e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ragazzi!